Tensione, e questo è il tema di TEDx Barletta 2022 che si è tenuto lo scorso sabato nel castello. Vediamo. Ospitata lo scorso sabato nel castello di Barletta la quarta edizione del TEDx Barletta, durante il quale sono state affrontate tematiche relative all'arte, alla cultura, alla scienza e alla tecnologia. I TEDx sono conferenze che propongono presentazioni dal vivo, performance artistiche e proiezioni di video per stimolare i partecipanti alla riflessione e al dialogo. Nello specifico, a Barletta si è parlato di tensione. È un tema che ci aiuta in due sensi. Il primo, trattare quegli argomenti che sono un po' controversi anche, con lo scopo di creare confronto, anche dibattito per certi versi. Il secondo è parlare del tendere verso qualcosa, in sostanza il momento subito prima che le cose accadano, che è il momento in cui fermarsi e ragionare. Tra gli altri ospiti, Fabio Caressa, il noto telecronista di Sky Sport, e Pino Maniaci, giornalista e conduttore della TV siciliana Teleiato, che ha trattato di mafia e legalità. Parlarne di mafia, parlarne in televisione, in radio, nei giornali, perché sensibilizzare il prossimo è importante per mettersi insieme nella lotta contro la criminalità. Degno di nota anche l'intervento di Andrea Colamedici, filosofo ed editore, che ha parlato di intelligenza artificiale. Intelligenza è una parola difficile, ci sono varie interpretazioni dell'etimologia, ma quella più interessante secondo me è intus legere, cioè leggere dentro, leggere attraverso. Chi sa leggere meglio dentro? L'uomo o la macchina? Questa è la domanda che mi hai fatto. E allora la domanda può essere anche posta con: è più bravo l'essere umano a leggere dentro la vita o la macchina? E soprattutto, leggere dentro che cosa? Perché questo è fondamentale da capire. Leggere tra le righe dell'esistenza, beh, oggettivamente le macchine sanno metterci nella condizione di, come dire, di fare una guida autonoma con molti meno incidenti, di fare operazioni di chirurgia estremamente più complesse in maniera molto più precisa. E però, se leggere dentro fosse il senso, le macchine riescono a produrlo questo senso. Forse su questo gli esseri umani sono ancora più bravi, o forse lo siamo stati fino ad oggi, ci stiamo via via instupidendo, e alla lunga le macchine forse diventeranno più intelligenti di noi, non perché saranno sempre più intelligenti, ma perché noi saremo sempre più stupidi.